Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, ben ritrovati qui sul mio canale per questo secondo contenuto di giornata doveroso soprattutto alla luce delle bellissime immagini a cui ho assistito, che ho avuto modo di vedere attraverso giornalisti accreditati, professionisti che stimo tantissimo, che ci stanno documentando quotidianamente ciò che avviene dalla Continassa. Mi riferisco, e non voglio dimenticare nessuno, ai vari Giovanni Albanese, ai vari Romeo Agresti con il bianco-nero, e chi più ne ha più ne metta, lo stesso Gianni Balzarini, può essere sicuramente capitato che attraverso la Continassa, attraverso la sua presenza alla Continassa abbia documentato. Insomma, ho visto comunque immagini che non posso non commentare insieme a voi. Spazio poi ovviamente alla vostra di considerazione, perché qui esprimo la mia. E il titolo del contenuto è Scampato pericolo e quanto entusiasmo. Commentiamolo insieme. Prima, mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella delle notifiche e un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando che possa essere stata di vostra compagnia. Dunque, scampato pericolo. Cominciamo con lo scampato pericolo. Di che cosa sto parlando? Vi domanderete, ma quale scampato pericolo può esserci mai dietro a questo titolo? Beh, è una mia considerazione, ovviamente che non è la considerazione di tutti, non è una questione condivisa da tutti, lo so perfettamente. Io, per quelle che sono le mie idee, invece vi dico scampato pericolo, perché diciamo che se qualche settimana fa si era palesata la possibilità che la Juventus potesse fare l'operazione Giovanni Di Lorenzo, senza nulla togliere al calciatore Giovanni Di Lorenzo, io dico scampato pericolo, perché fortunatamente Giovanni Di Lorenzo resterà a Napoli. Evidentemente l'opera di convincimento di Antonio Conte, unitamente agli interventi del direttore sportivo, nonché del presidente Aurelio De Laurentiis, devono avere avuto il loro effetto, forti tra l'altro di un contratto ancora molto lungo del calciatore. Giovanni Di Lorenzo non si dovrebbe muovere da Napoli. In ogni caso è una pista che non risponde più alla linea bianconera, perché per alcuni giorni si era parlato di un possibile arrivo alla Juventus sulla corsia di destra, perché pupillo di Giuntoli, e probabilmente qualcosa c'è stato, probabilmente una telefonata, una chiacchierata ci deve essere stata. D'altra parte queste sono situazioni che si sviluppano in momento di mercato, tante chiacchierate si fanno tra direttori sportivi e procuratori, e sicuramente c'era stata la chiacchierata tra Giuntoli e il procuratore di Giovanni Di Lorenzo, che tra l'altro pubblicamente aveva manifestato la grande voglia del suo assistito Giovanni Di Lorenzo, appunto, di lasciare Napoli, evidentemente deluso da qualche situazione. Europeo da dimenticare, prestazioni assolutamente indecenti quelle del laterale destro, che molto umilmente ha però riconosciuto di aver avuto questa opportunità, soprattutto poi dopo la pessima prestazione fornita contro la Spagna, di poter giocare, proprio perché il CT era colui che lo aveva avuto l'anno prima al Napoli, ovvero Luciano Spalletti. Detto dello scampato pericolo, non sarà certamente un rinforzo degli esterni di difesa Giovanni Di Lorenzo. Veniamo al grande entusiasmo, perché come ho detto le immagini documentate da grandi professionisti che vivono e hanno la fortuna, perché devo aggiungere anche hanno la fortuna di poter vivere da vicino costantemente, quotidianamente, in loco, quelle che sono scene come quelle che ho avuto io personalmente, ma credo tanti di voi, di assistere attraverso i loro contenuti, i loro filmati, ci trasmettono quanto entusiasmo sia tornato oggi alla Juventus. Ora, io, senza stare troppo a divulgarmi in merito al cambio di panchina, che è inevitabile, lo avevo detto, lo avevamo detto in tanti, un cambio della panchina avrebbe riportato inevitabilmente entusiasmo, perché Massimiliano Allegri aveva raggiunto il fine corsa, era evidente, al di là di quello che ha fatto o non ha fatto, era necessario, fondamentale, ridare slancio a questo entusiasmo che è contagioso. Perché io dico la verità, i cori, la presenza di quel migliaia di persone per oltre due ore presenti davanti alla Continassa a invocare l'uscita dei giocatori, l'uscita dell'allenatore, il direttore sportivo, insomma, sono qualcosa che fanno capire come oggi il clima sia assolutamente cambiato, sia assolutamente diverso. Poi sappiamo perfettamente che il tutto è legato al raggiungimento, all'ottenimento di risultati. Tre cose hanno chiesto gli ultras rappresentati dai gruppi storici, Drughi, Viking, all'allenatore, che è uscito con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli,
titoli, visibilmente emozionati dinanzi a tanto affetto, dinanzi a tanto entusiasmo, sudore, rispetto per la maglia e ricerca della vittoria. Queste sono le cose che sono state chieste a Thiago Motta per, attraverso ovviamente i suoi giocatori, il gruppo squadra, e Thiago Motta ha voluto anche fondamentalmente unirsi un po' agli ultras, abbracciandone uno, dando la mano, insomma scendendo veramente un po' a contatto per far capire come lui si stia calando in questa parte. Io credo che l'entusiasmo che si è venuto a verificare, che peraltro lo ritengo contagioso, perché a me è piaciuto tantissimo vedere queste immagini, ascoltare questi cori per diverso tempo, documentati, ripeto, da grandi professionisti che vivono in loco quello che sta avvenendo alla continenza. Anzi, io personalmente mi sento anche di ringraziarli per darci testimonianza di queste situazioni, che altrimenti per chi vive lontano, per chi è impossibilitato, come sottoscritto, di poter essere presente in quei momenti, dico veramente grazie per il servizio che rendono. E quindi bello vedere che si sta ritrovando un pochino quel clima che è mancato negli ultimi tempi. E soprattutto mi domando, perché non dimentichiamoci che nel corso del finale di stagione i gruppi organizzati avevano annunciato i Drughi, non vorrei sbagliare, se sbaglio qualcheduno mi corregga nei commenti, aveva annunciato il loro ritorno allo sciopero del tifo all'interno delle partite casalinghe, a partire da quel momento per protrarsi a tutta la prossima stagione, cioè quella che andremo ad iniziare. E invece oggi erano presenti lì davanti alla Continassa, puntualizziamo, relativamente alle partite casalinghe, ma sottolineando la loro presenza e il loro sostegno in tutte le partite lontane da Torino. Ecco, invece oggi la loro presenza lì alla Continassa, quindi a Torino, nella casa della Juve, così, ma mi riapre la speranza, mi riaccende la speranza. E se tra l'altro tra chi segue il contenuto ci dovesse essere qualche rappresentante di questi gruppi organizzati, sarebbe veramente cosa gradita che potesse esprimere quello che è il pensiero del gruppo organizzato, ovvero cioè capire se ci sarà veramente l'intenzione di dar seguito a quel comunicato e quindi continuare nel sciopero del tifo nelle partite casalinghe, che secondo me è qualcosa, perdonatemi, di aberrante, perché la Juve è forte quando è unita da questa unità di intenti, che deve essere rappresentata da chi scende in campo, da chi guida la squadra, da chi scende in campo e da chi è attorno agli spalti a incitare i propri beniamini, che attraverso l'incitamento trovano quelle energie, quel qualcosa di più per rendere l'Allianz Stadium un catino inespugnabile, così come è stato per tanti anni nei primi anni della storia dell'Allianz Stadium, nell'epopea dei 9 scudetti. Per tanto tempo ha rappresentato veramente un catino inespugnabile proprio grazie a ciò che si crea, al clima, al sostegno, alla bolgia all'interno di quello stadio. E quell'entusiasmo che io ho percepito oggi mi ridà slancio per pensare, sperare che davvero, al di là della grande squadra che la Juventus sta cercando di costruire attraverso Giuntoli, tra l'altro tornerò con un contenuto, spero presto, attraverso anche il contributo di un amico, per parlare sempre di mercato e sempre per raccontare la ricerca della miglioria di questa rosa, che sicuramente è stata stravolta, verrà ulteriormente stravolta, perché ci sono in atto situazioni che riguardano le uscite, perché la Juve deve fare l'uscita, l'abbiamo raccontato, sono momenti importanti, perché attraverso le uscite, le cessioni, quindi momento fondamentale oggi, si deve trovare quella liquidità per ridare slancio agli obiettivi. Sappiamo Cup Miners essere un obiettivo prioritario da subito, ma anche il più difficile, o uno dei più difficili, perché impone alla Juve un esborso economico, uno che la Juve non voleva arrivare a fare, e due, importante, perché a prescindere che siano 50, 55, 45, 60, 45 più bonus, 50 più bonus, quelli che sono una cifra importante. Ma Cup Miners resta un giocatore sicuramente che sposta gli equilibri, almeno nel campionato italiano, secondo me anche oltre i confini, ma che serve veramente per l'interpretazione che Motta dà al gioco del calcio e che ha intenzione di dare allo sviluppo del gioco della Juve. C'è una sola cosa che mi perplime, e allora magari andremo anche ad approfondirlo ulteriormente, quel mancato arrivo di Riccardo Calafiori, che era cardine nell'intendimento tattico e tecnico dello sviluppo del gioco di Thiago Motta, che molto probabilmente potrebbe venire sostituito dall'arrivo di un altro giocatore. Si parla tanto di Dodibo, io sono perplesso e vi spiego perché. Non tanto perché la Juve non abbia interesse al giocatore, la Juve è interessata al giocatore nella figura di Cristiano Giuntoli non da ieri, ma per quello che è il valore del giocatore. Poi sappiamo che al Nizza potrebbero interessare i giocatori e quindi l'esborso economico potrebbe essere ridotto attraverso l'inserimento di contropartite, ma ci torneremo. Adesso chiudo dicendovi che tornerò a parlare appunto di queste situazioni dopo,
adesso voglio concentrarmi e lasciare spazio ai vostri commenti su questo entusiasmo che a me personalmente mi sta contagiando e non vedo l'ora si possa cominciare a vedere i primi risultati sul campo. Ditemi la vostra, commentate, sono curioso di leggere. E se qualcuno sa se quello che ho appena raccontato è corretto oppure se si continuerà con lo sciopero del tifo nelle partite casalinghe, è veramente cosa buona, è giusta, è gradita scriverlo, in modo che almeno cominceremo magari anche a elaborare situazioni che riguarderanno anche queste cose di tifo che speriamo possano essere superate, perché ripeto, l'Allianz Stadium deve essere il catino della Juve, il catino della Juve è anche il catino di tutto il tifo organizzato, nel senso di coinvolgere tutto lo stadio. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine. Forza Juve!